Allora dico, non è un problema di facile soluzione questo, perché da un lato sarebbe interessante avere una formazione molto trasversale e non solo nell'ambito dell'ingegneria o ingegneria più architettura, ma che vada a toccare una serie di altre aree, e oggi è emerso anche dai discorsi che sono venuti fuori. Dall'altro però le imprese poi vogliono che lo starting job, il primo lavoro che uno prende, trovi delle persone che hanno un certo livello di preparazione. Quindi quello che stiamo cercando di fare è poi di articolare negli ultimi anni l'offerta in maniera che secondo le passioni ci si possa avvicinare alle aree più differenti. Non è banale progettarlo. Le faccio una seconda domanda. La seconda domanda è questa. In una fase in cui lei, in un famoso editoriale, ci parlava della disruption fra vari settori. Bene, in una fase come questa, in cui ci sono interi settori che si stanno distruggendo e in cui la comunicazione ci fa pensare che l'unica novità sia una startup, non corriamo il rischio di indebolire un po' il messaggio che invece la vera innovazione si fa in aziende strutturate, in aziende in modo diverso e non in un garage? Ecco, però se uno va a vedere il discorso della disruption, laddove c'è stata, perché poi l'effetto è stato un po' differenziato, non è che ci siano le ceneri, sono nate delle imprese in certi casi grossissime. Cioè io dico sempre, se uno va a vedere quali sono le tre imprese che valgono di più al mondo, lei trova Apple, Google e Microsoft. Se ne prende sette, ha dentro anche Facebook e Amazon. Quindi vuol dire che cinque sulle sette imprese sono diventate dei colossi. Hanno un sacco di persone che lavorano all'interno, fanno un sacco di investimenti. Quindi quello che voglio dire è che c'è un cambio di soggetti, cioè se i soggetti che operano non sono in grado di gestire in proprio la trasformazione, c'è un momento di distruzione cui però fa seguito successivamente la nascita di imprese diverse e strutturate. Grazie professore.